Arriviamo, 40.000 mi piace, lo faccio con Giorgio, però con la carbonara. Proviamo a fare la carbonara in staffetta. Quindi arriviamo a 40.000 mi piace, faccio carbonara in staffetta. Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Benvenuti nella mia cucina. Questo è il primo video di cucina che faccio io, perché Morri già, ne ha già fatti un sacco, ma quello è senza fissa dimora, quindi va bene. Oggi, come potrete vedere qui, abbiamo imbandito questa parte di cucina per preparare il tiramisù. Però ragazzi, faremo una cosa un po' particolare, come ogni mio video è sempre particolare, una cosa golosa. Faremo innanzitutto siamo in compagnia di Marika. Ciao Marika, presentati. Ciao, mi conosco. Tu sei? La tua ragazza. No, devi dire la chef brother. Ah, mondo. No! Andremo a preparare ragazzi il tiramisù, però non sarò io o lei a preparare il tiramisù, saremo entrambi e lo faremo in staffetta. In che senso? Cucineremo, comunque staremo qui alla preparazione un minuto a testa, quindi un minuto ci starò io, poi mi metterò da parte e un minuto ci starà lei a farlo. Quindi vediamo cosa ne esce, se uscirà buono, se uscirà una schifezza. Speriamo buono, perché tra l'altro stiamo facendo un tiramisù diverso, un tiramisù figo, stiamo facendo un tiramisù al pistacchio e Nutella, che non è il classico tiramisù solo col caffè e il mascarpone. Quindi aggiungeremo una crema di pistacchio dolce più la Nutella. Sarà una cosa molto buona e molto golosa. Detto questo, io direi di iniziare. Faccio fare i dispari perché inizia a cucinare il tutto. Ok, io dispari. Tu dispari. Pari miei. Inizi tu. Ok. Allora, prima di tutto elenchiamo gli ingredienti. Ovviamente serve per fare questo tiramisù, perché magari potrebbe essere un video istruttivo. Crema di pistacchio, latte, Nutella, savoiardi rigorosamente sottomarca, ovviamente, uova e il mascarpone, che ovviamente è in frigo. Poi serve il caffè, che ancora dobbiamo fare, che direi di iniziarlo a fare, perché tra l'altro abbiamo le cialde del caffè decaffeinato, quindi sarà pure decaffeinato sto tiramisù, perché voglio mantenerci fit. Più leggeri. Esatto, dopo la bomba di crema di pistacchio e Nutella. Bene, facciamo il caffè e iniziamo con la sfida. Chiamiamola sfida. Allora, iniziamo con la cucina a staffetta. Quindi okay, io la guarderò solamente, potrò dare consigli, potrò commentare il suo operato, però non potrò minimamente toccare agire quello che sta facendo lei. 3, 2, 1, vai. Ok. Primo passo è dividere. Dividere le uova, i tuorli dai bianchi, perché esatto, vanno montati poi in modo differente. Guarda che lo rompi, se rompi il tuorlo... Non lo rompo. Fai, che stai facendo? Non si fa così. Che si fa? Ma quando mai? Certo. Ma che scadì? Strano questo metodo di... C'è questa parte che... Quante volte dobbiamo fare? Due. Ok, mancano 3, 2, 1. Stop, finito. No, hai fatto cadere un pezzo di... Due pezzi di guscio nel bianco. Fatto io, fai partire il timer. Via. Allora, dobbiamo montare. Ma questo me lo potevi montare? Cioè, perderò un minuto solo a fare sta cazzo. Dobbiamo montare a neve adesso i tuorli. Gli albumi, i tuorli poi vanno con lo zucchero. Ok. Guarda, pure il cavo tutto. 40 secondi. Sì, ma non conta qua, no, questo non conta, non me ne frega un cavo. Guarda come montano! Io mi fermo. Brava. Penso sia anche finito il mio tempo. Tu non devi guardare il tuo tempo, tu devi agire e basta. Adesso lo zucchero nei tuorli. Vai! Via! Ok, zucchero nei tuorli. Ragazzi, siamo golosi, quindi noi basta, mettiamo un fottio di zucchero, non ce ne frega niente. Basta, senti, c'è il mio turno, faccio quello che cazzo. Ci voglio pisciare, ci piscio. No, no, montiamo questo con i tuorli. Metto il mascarpone dentro. Invece no. Ma sicura che non vado messo altro liquido, perché mi sembra troppo denso. Ah, così funziona. Ah, sgarra, quanto lo mettiamo tutto? Metà. Ah, sì, mamma mia, che buono il mascarpone, che buono. Metti, abbonda. Perfetto, sì. Così. Sto fermo. Stai fermo, non devi stare fermo. Ho capito, ma che senso ha? Vai, avvia. Vai. Mamma mia, adesso schizzo dappertutto. Ragazzi, nel mascarpone non ci va la panna. Ricordatevi che chi mette la panna nel mascarpone è un bastardo. Certo.
È come se mettessi la panna nella carbonara, non c'entra niente. Non no, non c'entra niente. Secondo me io già vado ad aggiungere la crema al pistacchio. Non me ne frega niente e aggiungo la crema al pistacchio. No, no, mi devi mettere! Io metto altro mascarpone perché mi sembra troppo. Troppo? Troppo liquida. Troppo liquida. Certo. La crema al pistacchio. Vado. Oh Gesù Cristo. Questo è il momento proprio food porn, raga, guardate qui. Sì, abbondiamo, non se ne frega. Pronto? No, non vale però questo assaggio. 3, 2, 1. Ma ragazzi, adesso diventa una poltiglia verde. Se riuscite a vedere. Ma bellissima. Questa. Possiamo. Ma quanta crema c'è lì a te. Ora, questi. No, no, sì. Allora. Vai, che si fa adesso? Mettiamo gli albumi. Wow, guarda, sembra proprio panna, pazzesco. Si sembra nuvola. Si sono montati da Chris. Non te dovresti girare tu, non il piatto. Giro pure il piatto perché così. Non si fa così, sai? Come si fa? Io ho le mie tecniche e tu hai le tue. Per me non si fa così. Guarda, quindi, dov'è tu ancora tutto l'albume? Quando l'ho fatto io ti è piaciuto, te lo sei mangiato. Vai. Dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto. E devi ficcare dentro. O è dall'alto verso il basso o è dal basso verso l'alto. Ma tutte cose insieme. No. Speziale. Mamma mia, guarda qui che crema. Guarda, guarda che movimento di braccio, di polso. Così fai anche palestra mentre fai il tuo tiramisù. Così, ops, ops. Ops. Mi ero fatto prendere dalla cremaggine. Allora adesso prendiamo la nostra. Come si chiama? I pirofila in italiano? Pirofila. Tra l'altro guardate che crema, raga. Pazzesca, bella verde. Mamma mia, che crema. Però, visto, io qui abbiamo due scuole di pensiero separate. Infatti questo tiramisù avrà due lati differenti. A me il biscotto piace imbevuto proprio pochissimo. Vai, mentre a lei piace zuppo da morire. Ma ti sei scordato a mettere la crema sotto? Ma non ci va la crema. Ma che cazzo? Ragazzi, ma scusami, posso farlo via. Io? Non ci va la crema, non io la mettere. Che metti la crema sotto adesso? Io lato metto la crema. Siccome il video è mio e questa parte di cosa è mia, io faccio quello che cazzo mi pare. Io neanche commento la tua. Qua, perfetto. Quello lì non ci va. Lo stacchiamo e io lo mettiamo dentro. Adesso ti puoi levare dal. Quindi io devo fare il mio lato. Che c'è Andrea per il tuo lato? Devi fare quello che vuoi. No, non c'è il mio lato, il tuo lato. Si sta diventando una sfida. Se io volessi fare. Dobbiamo cooperare per fare il buon pasto. L'hai vista la nostra aspetta di mangiare. Ma cooperiamo che l'hai fatto diverso. Questa non è cooperazione. Ma la crema ci va sotto. Ragazzi. Non va sotto. Ragazzi, andate a fare una domanda ai vostri genitori o se voi magari fate il tiramisù, magari siete anche voi pasticceri. Va la prima parte, la base di crema? Secondo me sì. Qua sotto nei commenti, per favore, datemi una risposta prima che amiamola questa crema. Comunque sa proprio di pistacchio. Beh, abbiamo messo dei cucchiai enormi. Fatto solo odore di pistacchio. Ragazzi, sto mettendo una squintalata di Nutella, la volevo riscaldare al microonde. Se la metto al microonde, questa maledetta cosa che c'è sopra, la copertura d'alluminio, inizia a fare scintille e mi triggera. Va, direi che possa bastare. Cioè, il diabete ce lo siamo procurati. No, questa la mettiamo qua. Togliardi, vai, altro strato. Sì, ok, no, raga, che è un verso logico, diamolo, perché altrimenti poi quando si va al taglio succede un mappassone. Ok. Non deve nuotare nel latte. Poi sta andando molto più veloce di prima. No, mi sta andando molto più veloce. Si è rotto questo, mannaggia. Vai, che adesso tocca mettere la crema, tocca a me. Sì. Apprezzo. Ovviamente non possiamo più fare un altro strato. No. Quanta crema stiamo mettendo? L'ultimo strato deve essere ben spalmato perché altrimenti deve penetrare all'interno di ogni singolo savoiardo al fine di gustare poi al meglio codesta pietanza. La metti tutta? Sì, tanto e mai. No, ma questa crema l'abbiamo assaggiata? No. Quindi se è brutta, buona! Buona! Ora non potete capire. Adesso andiamo a spolvereggiare il nostro tiramisù. Spolvereggiare, è un neologismo. L'ho coniato. Neologismo. Granella di pistacchi, ragazzi, che costa un occhio della testa. Guardate il risultato che sta venendo. Tra l'altro mancano 20 secondi, quindi ormai abbiamo finito praticamente. Però questo è il risultato. Alla fine non è venuto niente male. Di sotto sarà un po' diverso. Cioè, qua mezzo lato è con la crema e mezzo no. Questo sarà il mio, quindi mangerò solo quel lato.
Ragazzi, siamo al dopo cena, sono le 23:48, siamo stati a cena fuori, abbiamo mangiato una pizza, abbiamo anche già mangiato il dolce, però non potevamo non provare il tiramisù che abbiamo fatto. Andremo ad assaggiare il nostro tiramisù. Prego, vado al taglio, qui non la facciamo a staffetta. Benissimo di crema. Oddio, è proprio la parte con la Nutella. Perché la prima fetta è sempre distruttivo perché distruggi tutto sì, il resto. Ma... oddio, però quanta Nutella qua. Sì, è buonissimo. Cioè, perché prima... si è solidificata e quindi è tipo... buono, sento solo la Nutella. È buonissimo, è meglio delle altre volte. Si sente un botto la Nutella. Poi tipo quella cosa di pistacchio, molto buona. Vado ad assaggiare, farò questo sforzo. Mamma mia, c'ho l'acquolina, vi giuro. Nonostante io abbia mangiato tantissimo questa sera, è dolcissimo, però è assurdo. Madonna, che bomba. Ma raga, non potete capire. Pazzesco. Tutto questo, io spero che come sempre vi sia piaciuto. Questo era tirami su staffetta. Se arriviamo 40.000 mi piace, lo faccio con Giorgio, però con la carbonara. Proviamo a fare la carbonara in staffetta. Quindi arriviamo a 40.000 mi piace, faccio carbonara in staffetta. Detto questo, taggatemi su Instagram, ragazzi, nel caso voi replichiate questa ricetta, perché merita un sacco, è davvero molto molto buona. Ciao. No, buonissimo comunque. We'll be right back.